Amici dei videogiochi, ma soprattutto amiche dei videogiochi, parafrasando la Jalapas Band di qualche anno fa per i più giovani, benvenuti o bentornati a Videogiochismi, la mia rubrica fatta ad assoluto tempo perso, dove giochiamo a videogiochi del passato, anzi gioco videogiochi del passato, e vi trattengo con la mia parlantina sciolta, che potete notare, è eccezionalmente carismatica. Allora, scherzi a parte. I più attenti di voi hanno notato che ho cambiato il nome della rubrica da La Partitina a Femmo una Partita. Questo perché ho notato che questo nome era già stato usato da Kenobispo's Production nei suoi video. E siccome i miei video sono un omaggio, non una copia dei loro, perché non posso, non sono assolutamente al loro livello, mi seccava copiare, l'ho cambiato, ho messo un nome alla testina, Femmo una Partita, perché era quella volta quando andavo in giro con mio padre e gli rompevo le palle per darmi dei gettoni. Papà, vado a fare una partita. E mio papà, va bene. Allora, tornando a noi, anzi, facciamo così: mi presento perché non è detto che tutti abbiano visto la puntata zero sul mio canale YouTube, dove giocavo a The Punisher. Mi chiamo Stefano, sono un ragazzo, ragazzo, insomma, diciamo, sono un videogiocatore triestino. Su internet mi trovate come Austin Dorfo, Austin 81 a seconda dei giochi come permette di mettere il nome. Sono un membro di un gruppo di retro gaming, ci chiamiamo i Team Retro Gaming 12 bit. Siamo amanti dei videogiochi e soprattutto dei videogiochi vecchi, videogiochi di una volta, perché siamo convinti che come tutte le cose vada studiata l'evoluzione di come si è arrivato oggi, perché oggi abbiamo Forza Horizon 5, abbiamo GTA, abbiamo un sacco di videogiochi evolutissimi, ma c'è stata un'evoluzione del videogioco. È giusto che i ragazzini di oggi, o perché no, anche i padri, i loro padri che erano ragazzini 30 anni fa, 20 anni fa, possano vedere o ritrovare come erano i videogiochi del passato e capire il percorso che c'è stato per arrivare alle meraviglie tecniche di adesso, perché i giochi di una volta erano sicuramente più primitivi, ma erano comunque estremamente divertenti. Senza contare che si è persa anche la dimensione della sala giochi, perché come abbiamo macchine incredibili a casa, ma una volta avevamo le sale giochi, cioè delle sale, non le sale dei videopoker o delle macchinette mangiasoldi, ma si andava dentro, c'erano meraviglie di cabinati con cose che a casa non potevi permetterti di avere se non per conversioni, per forza di cose limitate. E la sala giochi era un passatempo incredibile per noi ragazzini e farvi vedere con i mezzi moderni cosa giocavamo. Purtroppo non ho la possibilità di avere un cabinato per motivi di spazio e soldi, ma soprattutto spazio, quindi per il momento mi accontento di farvi vedere emulati dal computer. E tornando a monte, sempre tornando a monte, noi 12 bit cerchiamo di andare in fiera ove possibile con le macchine originali, nelle varie fiere dell'elettronica, nelle fiere del fumetto, e mostrare alla gente come si giocava sulle macchine di una volta, con i tubi catodici, con i joystick di una volta, gli arcade stick tipo questi. Purtroppo sapete cosa è successo negli ultimi 2 anni, le fiere ovviamente sono molto poche, se non ci sono proprio. Quindi per mio diletto ho pensato di fare questa specie di rubrica su tempo assolutamente perso, dove gioco a videogiochi e vi mostro un po', chiacchieriamo del più e del meno. Se andrò avanti dipenderà dalla mia voglia, dal vostro piacere, ma insomma intanto finché c'è, guardate, irridetemi se gioco male o divertitevi se gioco bene. Ho deciso di dedicare questa puntata, scusate la nota triste, ma un nostro membro storico, diciamo uno dei fondatori, che grazie a lui sono nati 12 bit, purtroppo il dottor Zonk è morto di recente, è mancato, e lui era un collezionista di altissimo profilo, è amato in tutta la regione. E veramente, e grazie anche a lui se mi sono appassionato a certe cose, quindi per onorare un po' la sua memoria, in questa puntata giocherò dei giochi in cui io non sono magari ferratissimo, ma a lui piacevano e li portava sempre in fiera, quindi è un modo anche di salutarlo e onorare la sua memoria. Ciao dottore, dottorone, grazie di tutto. Scusate per la nota triste, adesso possiamo iniziare. Penso che il primo gioco che voglio farvi vedere
Ghost and Goblins, un gioco che è molto amato da un mio amico, il caro Andrea, che saluto, e vedrete come è uno di quelli di una difficoltà aberrante, perché una cosa che voi non vi rendete conto spesso, tanti dicono, Dark Souls è il gioco più difficile del mondo. No, i giochi di una volta erano di una difficoltà estrema, un po' per limiti tecnici, in cui la partita doveva durare meno possibile per vari motivi, soprattutto economici, anche perché nelle sale giochi voi andavate e mettevate il gettone, mettevate 200 lire o le 500 lire per fare una partita, quindi più il gioco era difficile, più il gettone incassava. E certi giochi erano una difficoltà che quelli di oggi se la sognano. Ghosts and Goblins, almeno per me, era un gioco di una difficoltà aberrante. Quindi adesso vediamo dove arrivo con un gettone. Non arriverò sicuramente a finirlo come certe persone bravissime che conosco, però insomma è per farvi vedere un gioco che comunque è diventato un grande classico. Infatti Capcom ha di recente fatto un nuovo gioco sulla falsa riga di questo, Ghosts'n Goblins Resurrection, ancora più difficile del precedente per i nostalgici dell'originale, ma diciamo è un gioco che vale la pena anche perché è molto bello sia graficamente che musicalmente e fa bestemmiare pur tanto comunque. Via con Ghosts and Goblins. Eccolo qua, Ghosts and Goblins, eccoci qua. Allora, questo gioco è un gioco della Capcom del 1985, uscito in Giappone da noi un po' dopo. Ovviamente non l'ho provato a 4 anni, ma l'ho provato diversi anni dopo. A Montebello, dove c'era una park, Montebello è una località di Trieste, dove c'è l'ippodromo, c'è un parco e spesso e volentieri arrivo in una park e quando c'era la sala giochi andavo lì tranquillamente con i miei mi smollavano quei 5-10 mila lire a seconda delle annate. Io dovevo farmi come tutti i ragazzini dell'epoca, dovevamo farci di bastare e cercare di durare più possibile, perché questi giochi ti mangiavano 500 lire velocissimamente, e specialmente questo me lo sono trovato davanti. Provo, dopo 3 secondi muoio col gargoyle che schiva i colpi a metà del primo livello e butto via 500 lire nel giro di 30 secondi. Quindi questo, mi è rimasto il trauma, infatti non sono mai stato capace di giocare bene questo gioco, ma volevo mostrarvelo proprio per farvi capire come quando dite che Dark Souls è difficile, i giochi di oggi sono difficili, sì, guardate cosa noi ci trovavamo da ragazzini davanti, con i nostri sudati risparmi delle paghette. Bene, cominciamo. In questo gioco voi usate il Pro de Arthur, un cavaliere, la cui principessa è chiamata Prin Prin da Capcom in un impeto di meravigliosa fantasia, viene rapita da un demone e voi dovete andare fino in fondo a tutta una serie di livelli, uccidendo zombie a menate varie, ed è dura, ed è molto dura. Soprattutto per un particolare che vi dirò dopo, ma adesso cominciamo, vediamo se riesco almeno a fare il primo livello. Adesso comincia la simpaticissima introduzione che metto in pausa. Vi lascio immaginare l'ilarità a degli adolescenti con gli ormoni scalpitanti di vedere un'introduzione dove c'è un uomo nudo con la sua principessa in posizione equivoca in ginocchio vicino a lui in un cimitero. Cioè praticamente sembra della morte e dell'amore, però in versione giapponese Capcom. Vabbè, lasciamo perdere, sono goliardie e stupidaggini che si pensano da ragazzini, ma secondo me Capcom un po' ci aveva messo un po' di umorismo. Arriva il classico demone che si rapisce Prin Prin e noi partiamo l'avventura. Adesso cercherò di parlare, ma la concentrazione in questo gioco è difficile da tenere. Proviamoci. Dovete stare attenti quando i nemici vi mollano delle armi aggiuntive perché sono trappoloni, spesso e volentieri, perché buona parte delle armi aggiuntive di questo gioco fanno schifo, cioè sono peggio dell'arma principale. Se trovate i coltellini prendeteli subito, che è l'arma migliore. Se trovate tipo questa porcheria qua di fiammella, non prendetela assolutamente perché fa schifo e buttate via il gettone. Anche perché non potete più cambiare arma finché non ne trovate un'altra, anche perdendo vite, quindi non prendetela, fa schifo. Adesso fra un po' arriverà la mia nemesi, cioè il mostro, il gargoyle rosso, che è diventato talmente famoso che poi Capcom ci ha fatto dei giochi solo su di lui. Ma
ma è veramente fastidioso perché non ho mai trovato una tattica efficace, cioè almeno sono io, probabilmente sono una pippa, però mi uccide sempre. Primo colpo glielo riesci a dare perché... Eccolo, muori. Ed è morto, vai. Capcom poi vi fa, se non mi ricordo male, vi fa la grazia qua di farvi trovare un'armatura. Giusto perché, per far gentilezza, non avrete più questa gentilezza in nessun altro punto del gioco. Sono felice perché sono andato avanti, ho fatto questo mostro senza perdere neanche una vita. Adesso arrivano questi fastidiosissimi che sono invulnerabili davanti perché hanno lo scudo. E potete ucciderli solo da dietro. Però vi conviene schivarli anche perché se vi colpiscono e vi buttano indietro potete cadere giù e perdere una vita. Vediamo. Questi sono fastidiosissimi, di nuovo la fiammella del maledetto. Questi sono veramente fastidiosi perché mi prendono anche... Aspetta, se guardo verso il basso, ma sono concentratissimo a cercare di non morire. E questi... Già. Mamma mia. Adesso fra un po' mi troverò di fronte al primo boss. Primo boss. Sentite che musica, Capcom, la regina delle musiche. Questo è molto fastidioso. Muori. E signori, presa la chiave al volo. Ho finito il primo livello senza perdere una vita. È un record per me. Adesso la perderò qua perché non mi ricordo una cippa lippa degli altri livelli. Eccolo, via. Come potete vedere, quando prendete un colpo restate in amabili mutande. Buon vecchio Arthur. Eccolo, la prima vita è andata. Vabbè, comunque il mio scopo era superare il primo livello, quindi ho già mostrato abbastanza per questa partita. Sono già soddisfatto. Il mio amico Andre è capace sicuro di finirselo senza, con un gettone perché lui è bravo. Probabilmente anche il nostro presidente Mario. Ho vinto una vita. Mi hanno appena tolto l'armatura. Sto giocando. Sì, lo so, sto giocando male, ma sono emozionato. Comunque, come potete vedere, la carogneta di questo gioco è che non solo è difficile, ma una volta che arrivate alla fine, non lo finite. Cioè, vi ributta nel primo livello, dovete farvelo una seconda volta più difficile per arrivare al vero nemico finale. Quindi è anche lunghissimo. Cerco di concentrarmi per fare con l'ultima vita. Ma questo livello non ne ho assolutamente praticamente memoria perché raramente finivo. Avete visto benissimo che cade e muori. Ho ancora un'ultimissima vita. Ho fatto così bene nel primo livello, avrò squalificato i 12 bit per star giocando così male nel secondo. Se avessi trovato i coltellini sarebbe stato tutto estremamente più semplice perché sono armi estremamente veloci. Passato. Adesso queste casette con questi mostriciattoli fastidiosi, così mi ricordo. Questo forse me lo ricordo. Eccolo. E finisce qua la mia partita, signori. Lo so, non è stata una prestazione olimpica, però vi ho fatto vedere abbastanza del gioco. Adesso potete tranquillamente giocarvelo perché se prendete, adesso metto il nome per il punteggio, se prendete la Capcom Collection dovrebbe essere gratis. Una cosa che si è persa nei giochi di oggi è il punteggio. Nei giochi odierni spesso sono molto narrativi, dovete finirli. C'è una storia da vivere, oppure dovete sbloccare obiettivi, guadagnare automobili, giocatori di calcio nel caso. Invece i giochi una volta erano a punteggio, cioè voi gareggiavate per fare più punti possibili e mettevate, quando arrivate in alto mettevate il vostro nome e avevate la gloria di un giorno
nella sala giochi eravate il più figo della sala giochi, poi il gestore spegneva la macchina a fine serata e il vostro punteggio veniva cancellato perché non lo salvava nessuno. Quindi si è un po' persa questa cosa nei punti, adesso la gente gareggia con le speedrun, cioè chi riesce a finire il gioco più veloce. Però è una cosa che secondo me dovrebbe essere ripresa, perché la sfida appunto era bella, ti sfida, ti spingeva a fare cose, per fare più punti possibili, a studiarti il gioco, cosa che verrà molto studiata in Bubble Bobble. Un giorno porterò Bubble Bobble. Bene, finito Ghosts and Goblins, penso che sia ora di passare a un altro gioco. Il prossimo gioco che voglio portare è un genere completamente diverso, un gioco di uno dei primi sparatutto a scorrimento orizzontale, cioè Galaga o Galaga, non ho mai capito se pronuncia Galaga o Galaga, se qualcuno più bravo di me mi corrigerà, come dice il Papa, e quindi passiamo a Galaga. Ecco qua che parte Galaga. Allora, ho detto per colpa di un lapsus, perché nella mia testa stavo pensando a R-Type. Non è uno sparatutto a scorrimento orizzontale, è uno sparatutto che sembra a scorrimento verticale, perché infatti il monitor è girato verso l'alto, come potete vedere, però in realtà è schermata fissa, avete l'illusione dello scorrimento perché c'è questo campo stellare che si muove, ma l'astronavina è fissa e si muove solo a destra verso sinistra. Scusate la voce. È un gioco molto vecchio del 1981 e seguito di una delle prime hit di Namco nelle serie giochi, Galaxian, ma questo si è imposto molto perché è veramente bello e giocabile, ha un sacco di innovazioni e anche questo è estremamente difficile. Non ha una vera e propria fine, come i giochi di una volta, come tipo Pac-Man, i primi giochi di una volta, tendenzialmente andrebbe avanti all'infinito, anche se in realtà si resetta al 256esimo livello come Pac-Man, per una questione proprio di funzionamento del gioco. Andate avanti finché riuscite, e lo scopo è fare più punti possibile, sempre per il discorso di prima. E ha avuto veramente un gran successo, io però, perché ha ispirato un sacco di seguiti e di remake, io questo non credo di averlo giocato a memoria, non credo di averlo giocato in sala giochi, ma sicuramente l'ho conosciuto grazie ai 12 bit perché l'hanno portato in fiera su Mame Machine, su varie conversioni. E mi ricordo benissimo come il nostro membro Erika sia appassionatissima di questo gioco e fa dei punti che ci batte tutti in una maniera clamorosa. Lei è veramente forte in questo gioco. Infatti, spero che adesso, che se mi sta guardando, non pensi male di me per la mia pessima partita che farò. Ma volevo mostrarvi anche questo, anche perché l'altra volta il buon Davide, un altro amico di 12 bit, si lamentava che per la paura che io portassi solo giochi dove ci si picchia, invece in questa puntata non porto giochi in cui ci si picchia, proprio per farti contento, Davide, spero che tu sia contento. Allora, cominciamo con Galaga. Come potete vedere, è molto minimalista, però è bellissimo. Cioè, guardate, cioè, non avevano la tecnologia per fare delle graficone, però guardate che bello che è questo campo stellare tutto colorato. Cominciamo con la musichetta iconica di Galaga. I nemici arrivano a ondate e ogni tanto scendono a cercare di colpirvi o vi sparano. L'astronave ha una certa inerzia e si muove con una certa lentezza, quindi non è semplicissimo colpire i nemici, più che altro schivare perché poi gli infami tornano su. Non è per niente semplice. Ah, ecco, questa è una caratteristica carina di Galaga. Ogni tanto, aspetta, mettiamo in pausa per spiegarvelo. Ogni tanto uno dei nemici sopra arriva e vi cattura la vostra astronavina se venite presi in questo raggio qua. In questo caso, l'astronave è catturata, voi perdete una vita. È una cosa che dovete decidere se fare o no, perché attenzione, adesso questo nemico si porterà l'astronavina su e l'astronavina diventerà un nemico. Se la distruggete, perdete la vita. Ma se invece riuscite a uccidere il nemico e recuperare l'astronavina si attaccherà alla vostra e otterrete la doppia potenza di fuoco. Quindi c'è una strategia, voi dovete scegliere, sacrifico una vita per cercare di avere doppia potenza di fuoco
oppure cerco di non farmi beccare dal raggio traente. Questa era una cosa innovativa per l'epoca. Dovete naturalmente stare attenti perché se questa cosa succede quando già avete l'ultima vita è game over istantaneo. Adesso vediamo se riesco a ripescare la stronavina senza distruggerla, che non è propriamente semplicissimo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ce l'ho fatta, vediamo. Eccola. Tatam, doppia potenza di fuoco. E questo vi aiuta tantissimo. Questo vi aiuta tantissimo. Stage 2. Vediamo come si può fare. Non vedi questi giochi? Spara tutto a... C'era questa... In quegli anni c'era questa... grande... moda di fare giochi dove ammazzavate alieni. Probabilmente perché è più semplice che mettere, sono, potete fare forme astratte, sono nella vostra fantasia sono alieni. Andava di moda Star Wars, andava di moda. Questo è il challenging stage. Ogni tot stage avete questo, questa cosa dove fare più punti possibile, che vi aiuta molto ad avere la doppia potenza di fuoco. Come potete vedere è un gioco dal concetto semplice e complicato da giocare, perché comunque ha la sua difficoltà, però è semplice da capire, questo lo può giocare chiunque, dal bambino all'adulto. Però quella volta ci si divertiva, secondo me è un gioco che... Questi sono giochi che non conosco della vecchiaia, e comunque ho perso la tonalina. Per parlare mi sono distratto. Come potete vedere in questo caso non ho, per ho perso, non ho perso la vita, ma ho perso l'astronave che si era attaccata a me, può essere anche questo un vantaggio. Come potete vedere con una sulla stronavina il gioco è più difficile colpire i nemici attenti. Prendi via. Ho già fatto mediamente più punti. Sacrifichiamo una vita di nuovo. Ho già fatto più punti nella mia partita media, quindi sta andando bene, a differenza di Ghosts'n Goblins. Vediamo se riusciamo a ribeccare la stronavina. Perché vedete, il problema è che dovete cercare di non colpirla la vostra stronavina, perché se no la distruggete avete perso la vita. E non è propriamente facilissimo. Ah, è quello che è appena successo. Ho colpito l'astronave e l'ho persa. Pazienza, insomma. Però almeno così vi ho fatto vedere le meccaniche principali di Galaga. Anche questo è un gioco che vi consiglio di recuperare per un buon passatempo. Riesco a colpirti, amico mio. Via, è passato un altro livello. 6-5. Vediamo fino a dove riesco ad andare avanti. Era questo il bello dei giochi una volta, la varietà di giochi, però potevate trovare giochi di calcio, potevate trovare questi sparatutto, eccoli, potevate trovare invece sparatutto orizzontali, potevate trovare giochi come Ghosts'n Goblins, giochi dove ci si menava, c'era un'enorme varietà di giochi, infatti io cercavo, ecco adesso non vado a farmi catturare perché non mi ricordo se questa è l'ultima o la penultima vita, quindi preferisco evitarlo. Che sia mai che vado in game over. La nostra mente di bambini si immaginava storie incredibili di... Ah! Allora, non era l'ultima vita, potevo anche farmela prendere, vabbè. Questa è l'ultima vita. Cagate. Beh, però ho fatto 31.000 punti, che per il mio standard è un buon punto. Poi ti dà anche per... Per riderti ti dà anche la percentuale di precisione. E comunque, mettiamo... E poi i giochi quella volta mettevano... Dovevi sempre inventarti un nickname da far stare in tre lettere, perché erano sempre... Ecco, per la giornata di oggi sarei stato primo in sala giochi, finché l'amico non si avrebbe spento. Dottorone, probabilmente avresti fatto un punteggio anche migliore, però... Grazie per avermi fatto conoscere questo gioco.
E adesso direi che possiamo passare al terzo e ultimo gioco di oggi, che sempre in onore del dottorone, a me piace molto non tanto il gioco in sé, ma mi piace la sua conversione. Perché cosa succedeva? Questo gioco si chiama Commando, è un gioco della Capcom per la sala giochi che era piuttosto banale, cioè non è, almeno dalle nostre parti, non ha avuto un grande successo. Però è stato convertito per vari sistemi casalinghi, perché ai tempi cosa c'erano le console? C'era chi aveva il Nintendo, chi aveva il Master System e chi aveva invece il computer da casa, il più diffuso nelle case era il C64. Il C64 era un grandissimo computer che aveva però i suoi limiti e spesso le conversioni erano... Non potevi la tecnologia delle sale giochi portarlo sul computer da casa perché erano estremamente meno potenti. E allora i programmatori spesso si arrangiavano in vari modi. E questa conversione di Commando, secondo me, è migliore dell'originale perché ha delle musiche meravigliose. Se ci ha messo su una musica, adesso vi mostrerò prima la versione da sala giochi e poi vi mostrerò la versione per C64. Vi ecco il video. Ecco qui il comando da sala giochi. Questo sì che ha scorrimento verticale. Interpretavate un classico soldato tipo Rambo, come andava di moda in quegli anni, nel 1985, questo gioco, e dovevate andare su e sparare a tutti i nemici che vedevate. Graficamente la versione da sala giochi era bella. Non la trovavo proprio. Cioè, non so. Adesso mi diranno quello che sbaglio che invece ha avuto successo, però. Guardate la cesura di sangue giallo perché non si ha mai bambini. I bambini, chi pensa ai bambini? Però è un gioco molto godibile. Questo lanciato, metto un tasto per lanciare le granate. Un colpo mi uccide, quindi adesso lo sto giocando la viva l'arco bon, come si dice, per mostrarvelo. Comunque sì, è carino, ma non è proprio che sia la decima meraviglia. A me piace per questioni affettive, come vi dicevo, la versione per C64, perché anche questa me la portavano sempre i miei colleghi di 12 bit in fiera, e quando ho sentito la musica la prima volta, cioè, mi veniva voglia di registrarmela, perché veramente. Ma c'è un motivo, perché è fatta da uno dei compositori più bravi di musiche per C64. Il C64 aveva un chip che si chiamava SID, che i programmatori di quella volta, i musicisti che facevano chiptune, la sfruttavano in una maniera, infatti anche emulato non rende, dovreste sentire la macchina reale. Adesso vi avvio la versione C64. Eccoci qua con il C64, la vecchia buona vecchia schermata del Basic del biscottone. Voi infilavate la cassetta o infilavate il dischetto se arrivate i fortunati ricchi possessori di dischetti e aspettavate mezz'ora per caricare il gioco. Noi, grazie alle magie dell'emulazione, probabilmente non sarà necessario. E adesso vi avvio al buon vecchio Commando in versione C64 che aveva niente meno che le musiche. Aspettate un attimo che trovo il gioco perché devo. Perché cos'era il bello di queste conversioni? Che i programmatori non davano, i giapponesi non è che davano il codice ai programmatori americani o europei per trasferirlo sulle macchine. Cioè spesso i programmatori europei dovevano vedere il gioco e sulla base delle loro memorie fare qualcosa di simile. Non avevano a mano il materiale per convertire direttamente il gioco. Quindi usciva tante volte delle imitazioni tristissime per certe conversioni, facevano veramente pena e non vedevi l'ora di tornare in sala giochi a giocare al gioco originale, ma altre come queste avevano il loro perché. Principalmente questa qui è le musiche di Ron Hubbard. Ron Hubbard è uno dei più bravi compositori per C64 e vi consiglio anche di recuperare perché trovate anche dei dischi che ha fatto con la raccolta delle sue musiche, cioè è veramente spettacolare. Boh, adesso bando alle ciance. Avviamo il gioco, dove comando, eccolo qua. Loading, run, ta 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 ta, run, carichiamo.
parte doveva partire. Una parte di questi giochi li abbiamo preservati grazie alla pirateria, perché vedete anche schermate dei trainer che mettevano i pirati. Alla fine, sì, la pirateria, non dico in Italia, specialmente ai tempi del C64, se vi ricordate le rivistine che trovavate in edicola con tutti i giochi piratati, la legge era molto fluida ai tempi, quindi. Però questo ha permesso anche di salvare certi giochi che se no sarebbero andati perduti alla fine. La pirateria è un male, ma relativamente un bene. Il gioco sta caricando, forse. Vediamo, syntax error perché. Ah, eccolo qua, è andato. Le gioie dei computer di una volta. Forse partirà, chi lo sa. Partirà prima o dopo. Comando, sentite che musica. Cioè sto zitto un secondo per farvi sentire la musica con la roba. L'unica cosa brutta di questo gioco è che il joystick del C64 aveva un pulsante solo, quindi per lanciare le granate dovete usare la barra spaziatrice, che è una roba di una scomodità infinita. Il gioco inoltre del C64 aveva solo 4 livelli, però e la grafica, come potete vedere, in confronto al gioco originale è bruttarella, però vi dico, secondo me, io ci sono affezionato per le musiche, ci sono affezionato perché lo portavano in fiera i 12 bit con il biscottone del dottorone, quindi siccome questa puntata la dedico al dottorone, voglio giocare questa versione qua. Il gioco c'è tutto, con la grafica un po' schifezzetta, però il gioco c'è tutto. Cioè, se calcolate che comunque il Commodore 64 aveva 64 KB di RAM, che è una roba, oggi la chiavetta più scrausa ha 8 GB, il Commodore aveva, la memoria aveva 64 MB. Morto. Purtroppo è un po' scomodo lanciare le granate con. Ovviamente il gioco è ancora più difficile della versione da sala giochi perché ha solo 4 livelli, quindi più tempo vi dura, meglio è. Guardate come con una sola musichetta un uomo riesce a rendere grande un gioco che se no sarebbe anche abbastanza fidello. Però questo è per farvi capire quando oggi vedete un gioco della grafica moderna con cosa nel 1985 giocavamo. Ci si accontentava, si usava la fantasia, però aveva il suo perché. Malissimo, ma fa niente. Il mio scopo era farvi sentire le musiche, concludere così. Ecco, no, è finito il primo livello. Andare. Viene fuori voglia di farci, cioè, ce ne sono le jeep, insomma sono tutte le cose che c'erano nella versione sala giochi, ovviamente graficamente ridotte. Signori, questo era Commando per C64. Spero che questa partitina queste partitine, ancorché non di alto livello agonistico, perché come avete visto sono molto subito tutte e tre, vi abbiano divertito, perché appunto il mio scopo è fare un po', semplicemente un po' di intrattenimento. Vi ringrazio ancora se mi avete visto e la prossima volta porterò, non lo so, ovviamente forse tornerò a portare picchiaduro in cui sono più bravo, oppure qualche gioco di auto, vediamo cosa mi ispira. Spero che vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente, ciao ciao!